andiamo a Latina, dove per il trasporto pubblico locale è record di biglietti venduti. A breve saranno collocate le paline intelligenti che forniranno una serie di informazioni in tempo reale. Ma guardiamo il servizio di Maria Lanziano. Nuove regole, nuovi numeri, stiamo parlando dei biglietti venduti per circolare in autobus a Latina. 18.000 tickets in un solo mese e mezzo. Sembra incredibile, ma è lo stesso numero di quelli venduti durante l'intero 2017. Dal 1 luglio appalto e autobus nuovi hanno fatto la differenza. Vogliamo affermare anche questa cultura, cioè che il trasporto pubblico deve essere utilizzato, ma ovviamente il biglietto va pagato. Impossibile viaggiare a scrocco. All'apertura della porta anteriore l'autista deve verificare se i viaggiatori siano in possesso del titolo di viaggio. Chi ne è sprovvisto può acquistarlo a bordo pagando un sovrapprezzo. In tabaccheria o in edicola costa 80 centesimi, mentre a bordo 1,50 euro. Le linee sono rimaste le stesse, restano 20. La più utilizzata è quella che collega la città con Latina Scalo. Ma sabato 22 settembre in Piazza del Popolo saranno anche illustrate le funzionalità delle nuove paline intelligenti. Indubbiamente è un servizio che funziona e invoglia magari anche a pagare, che sia anche l'aria condizionata o comunque il pullman pulito. C'è più ordine in realtà, anche come orari sono più puntuali, sì.